Buonasera amici di Cristiani Today, benvenuti a questo nuovo appuntamento con la fede. L'argomento di questa sera che tratteremo questa sera so che sta a cuore a molti di voi siete interessati a questo argomento, a questa realtà del cattolicesimo che è molto bella e che ci accompagna nel corso della nostra vita, la presenza degli angeli custodi. E questa sera ne parliamo con un sacerdote laureato in teologia e filosofia, membro della Pontificia Accademia di Teologia, docente emerito di teologia dogmatica presso la Pontificia Università Urbaniana e altre università ecclesiastiche di Roma. Lui è conosciuto perché ha scritto numerose pubblicazioni sui temi fondamentali della fede per le sue anche trasmissioni mensili a Radio Maria. Tra le sue opere in particolare troviamo Gli angeli, storia e pensiero, Satana, un caso serio, Saggio di demonologia cristiana, Gli angeli, Il diavolo tra fede e ragione, Antologia diabolica e una raccolta di testi sul diavolo nel primo millennio cristiano. Poi c'è anche L'angelo, un fascio di luce sul mondo. Lui è padre Renzo Lavatori, che questa sera per gli amici di Cristiani Today farà un approfondimento sul tema degli angeli e la loro natura. Benvenuto. Grazie. Grazie di essere con noi, padre Renzo. Sì, buonasera a tutti. Ecco, cominciamo subito col dire chi sono gli angeli custodi per il cristianesimo, gli angeli in generale. In generale, sì, nella dottrina cristiana gli angeli sono creature di Dio. Quindi non sono né dei, né emanazioni divine, né forze generiche del cosmo. Sono esseri creati da Dio e hanno questo valore perché sono puri spiriti, cioè non hanno il corpo. Mentre noi abbiamo sia l'anima che il corpo, siamo composti cioè di elemento spirituale e di elemento fisico. Loro invece sono totalmente spirituali, ma sono creature come noi. Infatti, nella Sacra Scrittura si dice che in principio Dio creò il cielo e la terra, gli esseri celesti e gli esseri terrestri, cioè gli angeli e gli esseri umani. Perciò rientrano in maniera armonica dentro tutto il mondo creato da Dio e hanno anche un loro particolare configurazione, perché appunto sono persone, dunque hanno una loro identità, una loro personalità, un loro modo di essere che distingue uno dall'altro e si distinguono anche da noi. Tuttavia, hanno questa caratteristica meravigliosa che sono puri spiriti, quindi hanno una ricchezza interiore che chiamiamo appunto il mondo dello spirito, il mondo della luce, della vita, della pienezza di santità, di amore, di giustizia. Quindi sono veramente esseri meravigliosi da un punto di vista anche entitativo. Tuttavia Diciamo noi che hanno delle caratteristiche diverse, anche il carattere, il temperamento. sì, perché non hanno le nostre limitatezze date dalla composizione del corpo, della psiche e dell'anima. Loro sono puri spiriti e quindi sono un riflesso della stessa natura divina che li ha creati in questo splendore di esseri spirituali e per questa ragione hanno le caratteristiche di essere veloci, di essere pronti sempre a servire Dio, a lodarlo, a ringraziarlo, ad essere pronti a tutti i suoi comandi, come dicono i salmi, in modo tale che Dio si serve di loro proprio per l'andamento generale del mondo, della creazione e in particolare anche per le creature umane. Tra questi angeli, che poi vedremo Ecco sono nove appunto, che cori, ruolo hanno, diciamo, gli angeli? il loro ruolo, la loro funzione specifica è quella di essere intermediari tra la sfera divina,
trascendente, l'essere divino, e la sfera umana, terrena, dove siamo noi. Intermediari, nel senso che Dio si serve di loro per trasmettere messaggi a noi, per intervenire nella nostra storia, per aiutarci, proteggerci, eccetera, e dall'altra parte aiutano noi, ci illuminano, ci consigliano di elevarci verso Dio, per entrare in comunione con Lui. Perciò si chiamano veramente esseri intermediari, messaggeri divini, comunicatori a noi dei suoi ordini, della sua verità, del suo amore, e dall'altra parte nostri custodi personali che ci aiutano lungo il cammino della storia fino alla morte ad essere vigili, attenti e fedeli a Dio. Quindi hanno questo ruolo di congiungere il mondo divino al mondo umano, ecco, in modo sì. tale che le due sfere, pur lontane, possano trovarsi congiunte, pur di sempre distinte, perché altro è Dio, altro è l'essere umano, certo. E anche l'angelo fa parte del nostro mondo creato. Mettono in collegamento, diciamo, queste due dimensioni, queste due realtà, il cielo e la terra. Sì, sono nel collegamento spirituale, perché appunto c'è questa comunicazione profonda che sussiste tra il creatore e le sue creature, che sono state create, come gli uomini, a immagine e somiglianza di Dio stessa. Però sappiamo che gli uomini sono stati deboli, hanno peccato contro Dio, mancando di fedeltà a Lui, e allora gli angeli sono messi a fianco delle creature umane proprio per aiutarle a recuperare la comunione con Dio, la fedeltà a Dio, la sottomissione a Dio. Ecco, sappiamo che comunque si suddividono in 9 cori angelici, ma quali sono, sì, e perché si differenziano fra loro? Oh, ecco, nella Sacra Scrittura, sia dell'Antico che del Nuovo Testamento, ci sono questi nomi di potenze celesti, di questi cori angelici, che poi un autore del VI secolo, Sedo Dionigi, ha classificato i 9 cori angelici e che la Chiesa l'ha accettato, anche se non è un dogma di fede. E questi 9 cori angelici sono divisi 3, 3, 3. 3 sono più vicini a Dio e sono i cherubini, i serafini e i troni, che hanno il compito di lodare, glorificare Dio. Infatti i serafini, come ci racconta il profeta Isaia dell'Antico Testamento, sono gli esseri angelici pieni di fuoco d'amore, di ardore verso il loro creatore, e cantano quel famoso inno: Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, il cosiddetto trisagio, che noi cantiamo nella messa dell'Eucaristia, prima della preghiera eucaristica. Quindi lì i cori angelici e noi ci uniamo in un'unica liturgia di lode. Bellissimo. Al Signore. Poi ci sono i cherubini invece, che hanno la profonda conoscenza del mistero divino, quindi sono dotati di intelligenza, e i troni, che sono quelli che sostengono, spiritualmente naturalmente, sostengono il trono di Dio, cioè la sua signoria, la sua sovranità. Poi ci sono i 3 cori intermedi, che vengono chiamati dominazioni, principati e virtù. Le dominazioni hanno il compito dato da Dio a loro di dirigere tutto il cosmo, nei suoi movimenti, anche astrali, nel suo modo di evolversi, di svilupparsi, in modo che tutto corrisponda al progetto di Dio. E così invece i principati sono coloro che devono regolare, se ci riescono, perché alle volte gli uomini non si rendono disponibili, a guidare le sorti dell'umanità. Quindi i capi, quelli che governano, quelli che hanno il compito di condurre la storia, vengono in qualche modo guidati, illuminati dagli angeli dei principati. E poi infine le virtù, che hanno la potenza di sconfiggere i maligni, il maligno, gli angeli cattivi, gli angeli che sono ribellati a Dio. Non so se posso accennare al fatto che... Certo, sì. Che accanto agli angeli buoni, che hanno aderito a Dio, sono rimasti fedeli a Dio, ci sono, secondo il capitolo 12 dell'Apocalisse,
gli angeli, capeggiati da Lucifero, l'antico diavolo, il serpente maligno, come anche il drago colorato di rosso, il quale, invaghito della sua bellezza, ha voluto mettersi al posto di Dio e ha detto a Dio: io non ti servo, perché tu devi servire me. Cioè vuole stare al posto di Dio, e con lui molti suoi compagni si sono ribellati a Dio, ma in questo modo hanno deciso la loro condanna, perché mettendosi in contrasto con Dio che li ha creati, loro si ritrovano deboli, fragili, e hanno sconvolto l'ordine che Dio aveva posto nel mondo. Da lì è nato il male, il disordine, il caos, la cattiveria, che poi si vede subito nel giardino dell'Eden, all'inizio della creazione dell'uomo, quando il serpente inganna anche l'uomo e la donna, e questi cedono alla sua tentazione e vogliono anch'essi diventare come Dio. Quindi ha distribuito anche nel mondo, nell'umanità, nella storia, questo germe di cattiveria, di malvagità, di disordine, di cui tutti ne facciamo esperienza. Purtroppo sì. Allora a questo punto è importante che noi invece ci affidiamo agli angeli buoni, perché loro ci conducono sempre sulle strade del bene, certo, ci guidano sulla giusta retta via. Noi sappiamo che comunque la loro presenza, la presenza degli angeli, è testimoniata sia nella Bibbia, quindi sia nel Vecchio Testamento che nel Nuovo, ma anche nel Vangelo, e li ritroviamo anche nella vita di molti santi. Ecco, ma allora perché la loro presenza è fondamentale, diciamo? Proprio per questa ragione, perché la Bibbia è disseminata di questa presenza angelica e delle azioni che gli angeli compiono a favore dell'umanità. Nell'Antico Testamento, per esempio, basta pensare al libro di Tobia, in cui si parla dell'arcangelo Raffaele che aiuta il giovane Tobia, figlio di Tobi, a trovare la propria fidanzata, Sara, e dalla quale scaccia anche Asmodeo, il diavolo che invece la teneva prigioniera, e i suoi mariti venivano ammazzati appena sposati. Invece il giovane Tobia la guarisce attraverso l'opera dell'angelo, quindi è il suo custode, la guida, il compagno che lo ha condotto a trovare questa ragazza e poi a sposarsi serenamente e con tanta gioia e con frutti buoni. Ma anche tutto il Nuovo Testamento, se noi pensiamo a Natale, per esempio, sì, l'angelo Gabriele che annuncia a Maria la nascita del figlio di Dio, e lui ha svolto un ruolo molto importante. Quando poi nasce Gesù a Betlemme, i pastori vedono un coro di angeli che canta gloria nell'alto dei cieli, pace agli uomini di buona volontà, e vengono invitati ad andare a Betlemme, dove trovano il bambino con la madre. Hanno sempre avuto un ruolo fondamentale comunque gli angeli. Fondamentale, fondamentale. Così quando era ora di fuggire in Egitto perché Erode voleva ammazzare il bambino, l'angelo sveglia Giuseppe nel sogno e dice: via, fuggi in Egitto e salva il bambino con la mamma. E così anche durante la vita di Gesù, e nell'Apocalisse gli angeli intervengono anche alla fine della storia dell'umanità, quando il Signore tornerà nella sua gloria a giudicare vivi e morti, e gli angeli con le loro trombe, nel senso simbolico, chiameranno tutti gli uomini a essere presenti a questo momento di salvezza universale, alla fine dei tempi, del giudizio di Dio. Quindi sono sempre presenti, e lo sono anche nella vita dei santi. Sì, infatti. E qui possiamo, ci sono tanti episodi. Possiamo fare episodi. Qualche esempio di qualche santo che magari aveva un rapporto particolare con l'angelo custode. Sì. Per esempio il famoso Santo Padre Pio di San Giovanni Rotondo, no? nel Gargano, ha avuto una grandissima familiarità con gli angeli fin da piccolo. Anzi, pensava che tutti gli altri bambini avessero la stessa esperienza. Quindi lui lo vedeva, diciamo, lo vedeva, ci parlava. Ci parlava, ma con una familiarità meravigliosa. E infatti, quando poi ha avuto una volta, lo racconta lui, una grossa tentazione del diavolo che lo voleva portare via da Dio, l'ha fatto soffrire, lui ha lottato,
e alla fine, quando lui ha vinto il demonio, gli appare il suo angelo e Padre Pio dice: aguaio, arrivi adesso quando tutto è finito? Potevi venire prima. Quindi ci scherzava anche, capito? Certo. Aveva questa grande familiarità. E così anche durante la guerra, quando non c'erano i servizi postali adeguati, gli angeli portavano le lettere ai suoi figli spirituali e figlie spirituali che chiedevano un consiglio, una luce, anche un intervento di Padre Pio. E questo dunque è un episodio, ma anche altri santi, pensate anche Natuzza di Calabria, sì, che adesso è morta, ma che ha avuto grande solidarietà con gli angeli, ma quasi tutti i mistici. Anche tutti Santa santi. Gemma Galgani, ricordo. Anche Santa Gemma Galgani, sì. Santa Francesca Romana pure. Santa Francesca Romana, che esatto, bravissima. E in questo senso, quindi, avremmo, se raccogliamo tutti questi episodi, un'enorme quantità di testi che descrivono queste esperienze. Però, come li vedono gli angeli, queste persone? Questa potrebbe essere una domanda, ecco, interessante. Come, sì, li vedono? Non hanno, i pittori hanno fatto un'iconografia umanizzata, no? L'angelo come un uomo, con i capelli ma anche con le ali, e invece questi mistici vedono un fascio di luce che è meraviglioso, affascinante, e infatti sia alcuni teologi, diciamo, non c'è una sagoma umana, non, in questo fascio di luce non si vede una sagoma. Non sanno la sagoma umana perché non hanno corpo, però alle volte prendono forme umane per farsi vedere, per condividere anche le situazioni umane. Forse anche per non mettere paura anche. Per non mettere paura, per anche farsi capire, stabilire il rapporto anche di comunione, di reciproca relazione. E questo è molto bello, ecco, perché anche i santi hanno avuto esperienze di interventi angelici molto importanti per la loro vita spirituale, ma per la loro vita anche pastorale, per aiutare gli altri. Sì. E gli angeli intervengono anche nelle piccole cose, se noi abbiamo fede. Sì, infatti, ma se non sbaglio, ad esempio a Santa Francesca Romana l'angelo appariva nelle sembianze di un bambino che lei anni fa aveva avuto appunto un aborto, quindi gli appariva, sì, nelle sembianze di questo bambino. Sì. Ma altre volte anche l'angelo può apparire come un amico, come nel caso di Tobia, perché assumono quelle forme umane, ma che non sono proprio loro, ma le assumono solo per queste circostanze. Infatti l'arcangelo Lalaffera alla fine dice a Tobia e Sara: guardate che io non sono una creatura umana, perché gli portavano da mangiare, io non mangio, ma solo per aiutarvi e starvi vicino e confidare in me, io mi sono presentato come un uomo, ma io sono un ministro di Dio nelle sfere celesti e voi dovete adorare Dio e non me. Quindi fa capire che alle volte gli angeli assumono atteggiamenti umani, anche parlano, spiegano, come a Gabriele con Maria. Perciò hanno questa possibilità, essendo pure spiriti, di trovarsi in luoghi storici, umani, e aiutare le creature umane nella loro propria situazione esistenziale in cui vivono, in modo da essere a loro vicini. Ecco, le faccio una domanda un po' personale, ma lei, diciamo, ha mai avuto la percezione, ecco, di sentire il suo angelo custode? Proprio una vera, diciamo, configurazione, non l'ho avuta, una vera visione dell'angelo, però ho sperimentato la sua azione benefica nei miei confronti. E lo vedo, faccio soltanto questo episodio che può sembrare insignificante ma molto bello. Proprio l'altro giorno, tornando dal pellegrinaggio a Fatima, con un gruppo di persone siamo arrivati all'aeroporto di Fiumicino. E noi aspettavamo, eravamo un gruppetto di 7 persone, aspettavamo un autista di un pulmino che era stato disposto per accompagnarci a casa. Arriviamo all'aeroporto, era già tardi, era verso le 11:30, mezzanotte, e questo autista non si vede.
la responsabile lo ha chiamato, questo non rispondeva. Allora eravamo disperati, che facciamo? Anche i tassisti a un certo punto se ne andavano via. Nel frattempo abbiamo detto, facciamo una preghiera all'angelo custode che ci aiuti. Abbiamo detto l'angelo dico sei il mio custode, e subito dopo un uomo, un autista, si è presentato, hanno detto vedo che siete un po' agitati, dovete avere un passaggio, una macchina. Sì, abbiamo bisogno di un bellissimo autista che ci porti con la macchina. E allora guardi, io sono qui da un'ora e mezza e non ho avuto la persona che non è arrivata da portar via. Perciò sono disposta ad accompagnarvi. Ecco, anche queste sono coincidenze, no? Degli angeli custodi. Quindi in questo senso occorre molta semplicità, anche molta fede e molta preghiera. Senta, gli angeli custodi è molto. No, no, le stavo facendo, diciamo, un'altra domanda. Gli angeli custodi, ma come comunicano nella nostra vita? In che modo ci parlano? Ecco, questa è importante la domanda, perché loro hanno un linguaggio ma che noi non capiamo, però quando comunicano con noi, come ho detto, cercano di farci capire e di toccare la nostra sensibilità, l'intelligenza, il cuore, quindi hanno una sensibilità che li pone accanto a noi, ma noi dobbiamo aprirci alla loro azione, e questo richiede silenzio, raccoglimento, perché sono spiriti, quindi non fanno chiasso, non sono prepotenti, ma semplicemente sono suavemente vicini a noi, ci suggeriscono ma non ci impongono, non ci obbligano, cercano di aiutarci ma sempre senza imporre nulla a noi, lasciandoci liberi. Per questo occorre che noi viviamo in un contesto di silenzio e di raccoglimento. Ecco perché i mistici hanno avuto modo anche di sentirli più concretamente, certo, perché proprio vivevano in questo clima di comunione con Dio, di interiorizzazione. Noi oggi siamo dissipati in mezzo al chiasso, in mezzo ai rumori che sono grossi, e facciamo fatica a percepire la loro presenza, ma anche le loro luci, i loro suggerimenti. E perciò ecco la difficoltà per le creature che vivono dissipate nella distrazione. Ovviamente, rumori. Certo, nel chiasso non si può sentire né la voce di Dio né la voce dei suoi delle sue creature. Come dici, non ho capito. Nel chiasso, ovviamente, non si può sentire né la voce di Dio né la voce delle sue creature. Esatto, se viviamo nel chiasso. Esatto. Per questa ragione, perché sono delicatissimi, sono voci in qualche modo, suggerimenti sottili, molto impercettibili se uno non ha attenzione, cioè una certa sensibilità spirituale. Ecco, ma che dunque differenza però passa tra l'intervento angelico e quello divino nella nostra vita? Anche questo è molto importante. L'angelo è sempre una creatura e un servitore di Dio, un suo ministro, un suo messaggero. Quindi trasmette a noi i voleri di Dio, i progetti di Dio, le sue luci, anche le sue grazie, però non possono operare nulla nei nostri confronti, mentre gli interventi divini, come quello dello Spirito Santo, hanno il potere, perché sono divini, di incidere nella nostra vita, nella nostra mente, donarci la grazia di Dio, il suo amore. Infatti, nel racconto, per esempio, dell'Annunciazione di Maria, l'angelo Gabriele gli ha detto che diventava madre del Verbo incarnato, del Figlio di Dio, poi è sparito però. Chi ha compiuto questa opera di renderla madre del Verbo incarnato è stato proprio lo Spirito Santo. L'angelo non poteva operare questo portento, l'angelo non può fare miracoli, certo. È solo la potenza di Dio che compie queste opere strepitose che sono i miracoli, servendosi però del loro intervento, della loro intercessione, come i santi d'altra parte. I santi non fanno i miracoli, ma intercedono presso Dio, sì, per ottenerla a noi. La stessa Maria. Maria è la nostra più grande madre spirituale che intercede a nostro favore, ma anche lei, essendo creatura, non può compiere miracoli, solo Dio. Quindi la differenza è questa, che essendo creatura anche gli angeli hanno solo un ruolo comunicativo ma non operativo.
Ho capito, il discorso è chiaro e chiarissimo. Come lei ha detto, in molti dipinti gli angeli vengono raffigurati con le ali, ma noi sappiamo benissimo che appunto questi esseri celesti non hanno le ali, ma soprattutto non hanno nemmeno sesso, quindi non c'è Certo, maschile, femminile. non c'è, non c'è. Ma le ali perché sono state usate nell'iconografia degli angeli? Perché sono espressioni, quindi hanno un valore simbolico, non reale, sono espressioni della loro agilità spirituale, del loro dinamismo, della loro velocità, della loro prontezza a muoversi a destra e a sinistra secondo i voleri di Dio. Quindi le ali sono l'espressione di questo dinamismo che è dato proprio dalla loro realtà spirituale. Noi con il corpo siamo un po' appesantiti, se dobbiamo correre ma non possiamo volare. D'altra parte, le ali sono espressioni di questa spazialità in cui l'angelo può correre, camminare, non so, camminare, ma andare veloce, passare dal cielo alla terra, dalla terra al cielo e compiere queste opere che Dio chiede a loro di fare. Quindi le ali sono il simbolo di questa realtà spirituale, così non hanno sesso, è chiaro, perché non hanno il corpo e non hanno bisogno di generare. Ecco, ma Perché gli angeli. sì, Come? per familiarizzare con il proprio angelo custode, no? Molti magari hanno raccontato, mi hanno scritto che gli hanno dato un nome. Ecco, questo bisogna stare molto attenti su questo, che invece nella New Age è molto usuale, perché l'angelo non vuole essere nominato, eccetto i tre contenuti nella scrittura, Gabriele, Michele e Raffaele, non vuole essere nominato per questa ragione, perché loro vogliono e desiderano che il nome di Dio sia onorato, adorato, glorificato, non il loro. Essi sono semplicemente i servi di Dio, coloro che sono sottomessi al Signore con umiltà e vogliono rimanere in questa trasparenza, mentre se noi li chiamiamo per nome, rischiamo di fermarci agli angeli e non salire a Dio. Non so se mi Sì, sono questo spiegato. sì. Loro sono intermediari per portarci al cielo. Le ho chiesto Se questo invece. perché in un'omelia un sacerdote una volta disse: guardate, avete questo compagno celeste, invocatelo di più, se volete magari familiarizzare con lui, dategli anche un nome. Questo è un po' delicato perché il nome proprio non ci può essere, ci si può dire mio amico, mio custode, tu che mi stai vicino con la tua realtà, tu che sei stato inviato da Dio presso di me. Certo, stabilire un colloquio interpersonale intimo, bello, come hanno scritto anche alcuni autori con grande perizia, però il nome non ha un valore reale, perché loro, appunto, come dicevo, sono i trasmettitori del nome sovrano di Dio, della sua potenza, del suo amore, della sua verità. E non hanno dunque una identità personale che potrebbe cadere in un certo senso nell'egoismo, nell'egocentrismo. Sono la trasparenza del servizio dell'amore, sia verso Dio che verso gli uomini. E questo per me è molto bello, perché ci indica come essi sono umili, quasi vogliono scomparire perché appaia attraverso di loro Dio e noi entriamo in comunione con Dio. Loro sono semplicemente quelli che ci aiutano ad entrare in questa comunione, ma non ci possiamo fermare agli angeli. D'altra parte anche Maria stessa, no? Desidera che noi conosciamo il Figlio e che non ci fermiamo a lei. Lei è una mediatrice che ci consente Sì. questo passaggio. Ma se ci fosse il nome, in qualche modo loro sarebbero, anziché la trasparenza tra noi e Dio, l'ostacolo, perché il loro nome offuscherebbe quello di Dio. Non so se mi sono Sì, spiegato. no, ho capito. Ci sono anche delle domande che poi le leggerò, delle domande del pubblico che ci sta seguendo. Continuando, diciamo, con la nostra invece chiacchierata, possiamo dire che gli angeli sono le creature, quelle più vicine a Dio. Sì. Ma un'altra cosa, perché?
Però è importante anche questo, dire che per esempio i defunti non sono angeli. Certo, quello sì. Perché sono creature umane, quindi distinte dagli angeli, hanno corpo e anima, esatto. Gli angeli sono pure spiriti. Quindi quando diciamo, non so, che i nonni sono gli angeli, non è giusto, sono come simili a ciò che fanno gli angeli. Certo. Così anche qualche persona buona, servizievole, noi non la possiamo chiamare direttamente angelo, perché è una creatura umana, però possiamo dire sei buono, sei servizievole come un angelo. Difatti le stavo proprio facendo questa domanda, perché la festa degli angeli custodi viene festeggiata il 2 ottobre, che poi è diventata anche la festa dei nonni, quindi c'è anche un po' purtroppo, di confusione. Non è giusto, perché non sono nonni, loro sono creature spirituali meravigliose. Questa festa andava meglio il 26 luglio, quando è la festa dei nonni di Gesù, Sant'Anna e Gioacchino. Ma qui gli angeli sono esseri spirituali, quindi diversi da noi, ma sempre facenti parte del mondo creato da Dio. Nostri amici, nostri collaboratori, ma non nostri identici esseri composti di anima e di corpo, perché sono puramente spirituali. Occorre dunque una certa chiarezza interiore per mettere al loro posto e quindi sentirne il vantaggio, perché loro agiscono sempre sotto questa luce di Dio, non la propria. Sono le luci seconde che si riflettono poi in noi, ma la luce prima qui è Dio, e perciò loro hanno questo compito stupendo di portarci a Dio, non a se stessi. Sì, infatti se noi dovessimo analizzare il termine angelo, angelo significa messaggero di Dio? Sì, sì, angelos è il termine greco che indica appunto colui che annuncia, colui che porta il messaggio di Dio. Infatti anche evangelo è un angelos, cioè evangelo significa annuncio bello, buono. Ah, ecco. Ed è angelo, quindi l'angelo è colui che trasmette notizie belle, buone, sante, giuste, vere. È bellissimo questo aspetto, sì, anche dell'angelo come colui che trasmette queste realtà che nobili, che a noi ci fanno bene, dovremmo un attimino ascoltarlo di più. Soprattutto, se permette, faccio questa riflessione. Sì. Dimenticando gli angeli, noi esseri umani composti di anime e di corpo, abbiamo fatto un grande studio sul corpo per renderlo più bello, più sano, più sportivo. Quindi abbiamo fatto tante riverenze al corpo e abbiamo sacrificato l'anima, che è rimpicciolita, rinsecchita nella nostra vita quotidiana, no? C'è molto materialismo, molto anche ricerca del benessere fisico, e questa è una stonatura, perché l'angelo ci dice che noi creature umane non siamo solo corpo, siamo anche anima, spirito. Perciò loro ci aiutano a riequilibrare la nostra personalità, in modo che accanto alla cura del corpo, che è giusta, legittima, ma non va idolatrato, c'è anche la cura dell'anima, cioè dei valori spirituali, che oggi sono spenti. Ecco, ma infatti io non riesco a spiegarmi una cosa, perché ci sono anche molti cattolici credenti che sottovalutano addirittura, come se fosse caduto nella dimenticanza, la figura dell'angelo custode. Mi ricordo che prima anche al catechismo le catechiste insegnavano ai bambini che avevano un angelo accanto, adesso no. Certo. Infatti questo è un grosso errore in cui siamo caduti, perché togliendo gli angeli da tutta la visione del cosmo, della creazione e della nostra storia umana, noi perdiamo qualcosa di importante, creiamo un vuoto che porta disastri. Noi adesso ci lamentiamo anche di questi sconvolgimenti cosmici, no? Terremoti, alluvioni, eccetera. Ma gli angeli sono preposti a questo, ma noi li abbiamo buttati fuori e il mondo va a catafascio. Così nella nostra storia, anche nella nostra società, nei nostri governanti politici, noi ci lamentiamo che c'è tanta corruzione, ma ci dimentichiamo che gli angeli come principati hanno il compito proprio di risanare tutte le lacune sociali e politiche, ma noi le abbiamo buttate via, non li preghiamo e dunque le cose non vanno bene.
Perciò quando la creatura umana dimentica l'angelo, lo esclude dalla visione globale della vita, dell'esistenza, del mondo, perde un aspetto, una parte molto importante. E io sono sicuro, se ritorniamo a scoprire giustamente, rettamente, la figura e l'azione dell'angelo, noi sicuramente avremo un mondo migliore, un'umanità più sana. Infatti ho scritto un libro ultimamente, L'angelo, un fascio di luce sul mondo. Bellissimo. Perché gli uomini possano capire che l'angelo non è un sovrappiù, non è un optional, che lo possiamo buttare via. È una figura che c'è. Che costituisce una parte essenziale del mondo e della nostra storia umana, perché ci aiuta a stare nella direzione di Dio, nel bene, nel buono, nel giusto, nel santo, nell'amore, e non nella guerra, nella conflittualità, nell'invidia, nell'odio, nella cattiveria. Ecco, io vorrei fare chiarezza insieme a lei, anche perché questo passaggio è molto importante per avvertire chi a volte cade in certi inganni. Chi sono gli angeli della New Age? Perché non hanno nulla a che fare con gli angeli illustrati dalla dottrina cattolica? Esattamente, questo è un aspetto anche molto importante, perché la New Age è New Age, cioè è ricco di angeli, ma che cosa sono? Ecco lì che cade la figura angelica della visione cristiana e si cade in una dimensione visionaria, suggestiva, sentimentale, magica. Gli angeli in questa corrente contemporanea praticamente si presentano come non persone, ma come energie cosmiche, particelle dell'universo, ma anche particelle del nostro spirito, del nostro essere, che ci eleva, che ci dà la possibilità anche a noi di trasformarci in angeli. Ma questo è veramente contrario alla visione cristiana. Infatti c'è un documento uscito sotto il pontificato di Papa Giovanni Paolo II, proprio intitolato Una riflessione cristiana sul New Age, nel 2003. Si dice queste cose, se vuole le leggo molto, sì, molto brevemente, ecco. È utile, quindi il New Age crede nella perfettibilità della persona umana per mezzo di una vasta gamma di tecniche e terapie, in contrasto con la visione cristiana della cooperazione con la grazia di Dio. E allora questa perfezione significa raggiungere l'autorealizzazione dell'uomo, quindi un superuomo, che viene attraverso sia l'esoterismo, che è una ricerca di conoscenza, sia della magia o occultismo. Quest'ultimo è uno strumento per ottenere potere. Alcuni gruppi, quindi, di persone devote, cosiddette tra virgolette, agli angeli, usano però questa dimensione per esaltare l'umanità, in modo che se segue la visione angelica, l'umanità raggiunge un'età della perfezione, dell'illuminazione e quindi l'età dell'oro in qualche modo. E allora questo costituisce un'utopia che fa perdere di vista invece la vita eterna, il vero valore. In un autore si legge queste parole, in un autore del New Age: in ogni uomo c'è una scintilla divina che è Dio. Attraverso la discesa nella materia fisica, quella scintilla diventa coperta, nascosta, ma rimane in ogni singolo individuo e persino all'interno di ogni cosa vivente. La nostra funzione degli angeli, parlano gli angeli, è di riaccendere la scintilla dentro ognuno di noi,
colmarla non con i nostri pensieri, ma collegarvi con la conoscenza che già possedete. Voi dimenticate, gli uomini dimenticano perché la discesa della materia abbassa la coscienza e porta alla dimenticanza, per cui gli angeli aiutano l'uomo a diventare un superuomo, ma veramente diventa un'adorazione dell'uomo, un auto-egoismo pazzesco. Quindi possiamo dire che non sono angeli della dottrina cattolica, ma sono demoni. Esatto. E demoni che stanno al gioco. Per esempio fanno il gioco delle carte. Sa cosa è il gioco delle carte angeliche? Sì, che è pericolosissimo perché ci sono anche possessioni. Sì. Perché si mettono in gruppo, no? Con delle carte che hanno da una parte il nome dell'angelo, di un angelo, e dall'altra parte un pensiero, ma scritto già. Allora, quando hanno un problema, quando stanno male o devono fare delle scelte, prendono queste carte, le mettono insieme e scelgono una carta, leggono il nome dell'angelo, leggono il messaggio che c'è e dicono: questo è quello che dobbiamo fare. E quindi si cade veramente in una trappola paurosa, sì, dove si nega anche il libero arbitrio dell'uomo. E mentre invocano qualche demonio. E certo, sì. Infatti molti di quegli famosi nomi angelici che alcune persone formano sono, anziché il nome di angeli, di diavoli. Certo. Sono tutti molto strani. Non le leggo qui, ma sono veramente... No, vabbè, evitiamo di leggerli, perché già immagino la stranezza. Sì, è una cosa vera, però va di moda molto, quindi è molto diffusa, anche nelle forme un po' orientaleggianti, no? Quelle danze, yoga, quelle altre espressioni così, di un'esaltazione delle capacità umane, come se l'uomo possedesse già dentro di sé la pienezza dello spirito, come gli angeli. Invece gli angeli sono diversi da noi, noi abbiamo anche il corpo, che poi è un dono il corpo, lo sa perché? Perché l'angelo che ha peccato con una determinazione, il famoso peccato dello spirito, e non può essere mai rimesso, ma perché l'angelo è convinto, quando ha scelto il male, di scegliere il bene. Lui ha ragione davanti a Dio, davanti a tutti. Invece l'uomo è redimibile con il suo peccato, perché avendo il corpo, il peccato dell'uomo è sempre un po' di offuscamento, di debolezza, e quindi può essere perdonato, risanato. Certo. Infatti il Verbo di Dio si è fatto carne, non si è fatto angelo. Ma sì. Il Verbo di Dio, Gesù, si è fatto carne. E venne ad abitare in mezzo a noi. Esatto. E per salvarci, perché i demoni invece non vogliono salvarsi. Sono loro che devono dominare il mondo, però nella loro cattiveria, nell'odio, nella malignità, sì, assoluta. Non amano neanche se stessi. Le leggo qualche messaggio che man mano ci è arrivato, intanto saluto tutte le persone all'ascolto. Abbiamo anche una piccola testimonianza quando parlavamo delle carte degli angeli. Pietro scrive: io ci sono cascato, lui leggeva le carte di Doren Virtù. Vedi? Che sarebbe un oracolo, ecco. È un oracolo, sì, un oracolo, come nell'antichità pagana. E poi abbiamo una domanda da parte di Maurizio, che dice: ma Lucifero era l'angelo più importante prima del tradimento e Satana era un altro angelo? No, veramente, Lucifero, come la parola stessa dice, portatore di luce, Lucifero, portatore di luce, era il più bello. Secondo alcuni testi dell'Antico Testamento, presenti in Ezechiele e in Isaia, in cui si dice appunto: tu che eri il più bello dei capi celesti, sei precipitato perché ti sei inorgoglito e hai venuto a prendere il posto di Dio, mentre tu sei una sua creatura, creata bella, meravigliosa, ma non puoi sostituirti al creatore. E quindi sei stato precipitato nella miseria più grande, nella disperazione e nel malessere profondo, eterno, che noi chiamiamo l'inferno. Sì, poi abbiamo un'altra domanda. Pietro chiede: e se il nome lo dice l'angelo custode o l'angelo? Il nome dell'angelo? Sì, se ce lo dice l'angelo, dice Pietro. Ma ecco, bisogna fare il discernimento. È l'angelo che lo dice o qualcun altro?
Quindi bisogna sempre discernere la natura. E qui per me è difficile, io se sento una voce dire questa è la voce dell'angelo, come faccio a dirla? Perché poi anche i demoni si vestono da angeli di luce alle volte, quindi dicono anche delle frasi belle che sembrano buone, ma di fatto non sono o giuste, oneste come la verità di Dio. Quindi quando uno sente che l'angelo dice il nome, io suggerisco e consiglio di fare un discernimento se veramente è l'angelo oppure qualcuno, oppure un'emozione interiore, oppure qualche anche risonanza interiore, una propria anche immaginazione, una propria costruzione psichica. Cioè, qui ci vuole veramente una bella chiarificazione con l'aiuto magari appunto anche di uno psicologo o anche di un sacerdote, di un esorcista, eccetera. Se no cadiamo in molti equivoci che anziché portare serenità ci danno poi tanta amarezza, alla fine tanta confusione. Certo, poi abbiamo la domanda di Danilo, non so se posso leggere, lui ha scritto il nome strano di un angelo, gli avevano detto che questo nome era il nome del suo angelo custode, glielo posso leggere se mi dice lei? Sì. Si chiama Leuviak, non so se fa parte di quei nomi strani che voleva leggere lei. Certo, certo. Ripetelo perché non l'ascolto, non l'ho sentito bene. Ripetela. Leuviak. Leuviak? Sì. Sì. Sono invenzioni, sono costruzioni, non sono nomi reali. Infatti prendono un po' dall'ebraico, dal greco, dal latino, sono misture molto ambigue. E quindi quel documento di Giovanni Paolo II dice appunto che anziché angeli sono nomi diabolici. Esatto. Quindi vanno, secondo me, vanno allontanati proprio per la nostra serenità, la nostra sanità interiore, psichica e fisica, spirituale. Noi abbiamo il nostro angelo custode, affidiamoci a lui e basta. Infatti. Non andiamo dietro a suggestioni per volerne sapere il nome oppure altre particolarità. Dobbiamo credere che è vicino a noi, è il nostro amico più fedele, più amante di noi, più vicino, confortante, che ci aiuta, che ci illumina, ma è un angelo che viene creato da Dio e ci porta a Dio, non ci porta altrove. Sì, devo dire che è molto interessante quello che lei ha detto questa sera, è un arricchimento anche per la nostra fede, quindi certo. Comunque la ringrazio anche da parte di tutte le persone che ci stanno ascoltando. Grazie anch'io, sì. Io concluderei con lei con un angelo custode, con un angelo di Dio, angelo custode. Va bene, angelo di Dio che sei il mio custode. Illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fu affidato dalla pietà celeste. Amen. Quindi questa è la preghiera semplice, ma espressione di una vera certezza che l'angelo custode ci aiuta, ci protegge ed è vicino a noi, no? Senti anche questa preghiera, la dico perché è antica, di un padre della Chiesa del 390 d.C., in cui si dice, tra l'altro, angelo santo di Dio, che vegli sulla mia anima e sul mio corpo, perdonami tutto quello che ha potuto offenderti nel corso della mia vita e tutte le colpe di oggi, proteggimi nella notte che si avvicina e guardami dalle insidie, dagli attacchi del nemico, perché io non offenda Dio con un peccato, e intercedi per me presso il Signore affinché mi fortifichi nel suo timore e faccia di me un servo degno della sua santità. Amen. Che bella, bellissima, no? Preghiera, bella, non l'avevo mai sentita, sì. Sono sincera. Questo infatti, ma anche se tu, c'è il famoso Newman, il cardinale Newman che adesso è beato, che era anglicano, convertito al cattolicesimo della fine del secolo dell'Ottocento, fa un piccolo romano, un piccolo poema, Il sogno di Geronzio, e Geronzio arriva, è un personaggio, arriva alla fine della sua vita e passa felicemente dalla terra al cielo. E allora l'angelo custode dice a Dio:
il mio lavoro è fatto, il compito è finito, perciò io vengo a riportarlo a casa, poiché la corona è vinta, alleluia, alleluia. È vinta per l'eternità. Il Padre mio affidò a me questo figlio della terra, fin dalla sua nascita, per servirlo e salvarlo, e salvo gli è. Questo fanciullo di carne a me fu dato da allevare, istruire con pena e dolori nell'angusto sentiero dalla terra al cielo. Alleluia. Bello, bellissimo, no? Sì, sì, anche, bellissimo. Perché poi l'angelo ci accompagna proprio in quel momento forte, per noi anche tragico, che è il passaggio attraverso la morte dalla terra al cielo. Certo. È lì che lui agisce molto fortemente e ci giustifica anche davanti a Dio, in qualche modo è il nostro avvocato difensore. Bellissima questa cosa, questa immagine di quest'angelo che magari giustifica anche i nostri errori. Sì, perché conosce anche le nostre debolezze, le nostre caratterialità, le certo. volte un po', siamo tutti un po' imperfetti, limitati, sì, no? Sì, e quindi sì. suscita anche nel cuore di Dio una certa compassione, misericordia nei nostri confronti. Bellissimo. Senta, io la invito comunque a ritornare qui a Christiani Today a fare una nuova puntata, perché poi lei è molto informato anche sulla demonologia, quindi faremo anche ecco, qualche altro... Potremmo passare per parlare anche dell'angelo cattivo, certo. Esatto, perché molte persone purtroppo magari sono anche all'oscuro da queste esatto. realtà, quindi è all'oscuro giusto... All'oscuro oppure sono ingannate nell'errore. Ecco, è giusto informare, ecco. Quindi... Informare sulla verità proprio del cristianesimo. Certo. Esatto, quindi io la ringrazio di cuore per questa sera. Grazie. Grazie sì, di essere sì. stato con noi. Ecco, che l'angelo ci protegga sempre e ci doni tanta pace, serenità e gioia. Le chiedo un'ultima cosa di benedirci, ecco, così concludiamo con una sua benedizione. Sì, sì, molto volentieri. Proprio per l'intercessione dei Santi Arcangeli, Michele, Gabriele e Raffaele, dei nostri angeli custodi, scenda su tutti noi, ci accompagni oggi e sempre, ci libri da ogni male, da ogni perversità, ma ci conduca alla serenità e alla benedizione di ogni potente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Amen. Grazie Padre Renzo, le auguro una buona serata. Buona serata. Grazie. Grazie anche a tutti voi di averci seguiti questa sera, grazie e vi ricordo che potete vedere la puntata in differita sul mio canale YouTube. Vi ringrazio e vi auguro una buona serata e una buona notte.